Parlando con Leonardo Chiariglione non si può non parlare di quello che è stato 25 anni fa lo sviluppo dei due standard che hanno scardinato il mercato dei contenuti di intrattenimento, non solo di intrattenimento ma soprattutto di intrattenimento, appunto quelli musicali e quelli video. Quindi parliamo di MP3 e di MPEG. È cambiato tutto, completamente tutto. Ci sono state delle aziende come la Kodak che ha chiuso, non so se è fallita completamente, che comunque ha chiuso la storia. Sì, ancora, ma di sicuro non è più la Kodak che conoscevo 25 anni fa. Ma in questa linea l'annuncio di oggi che Philips abbandona in modo definitivo la Consumer Electronics, che certo, è una notizia. Beh, diciamo, chi conosceva la Philips, esatto, ad esempio di 25 anni fa, può soltanto dire Sic Transit Gloria Mundi. Esatto, infatti, che è nell'ordine delle cose dell'economia e dell'innovazione tecnologica, per cui non è così drammatico, se vogliamo. È così drammatico, però uno dice, perbacco, ma un'azienda così forte, un'azienda con questo potenziale, con un portafoglio di brevetti così grande, questo centro di ricerca enorme che si era il Nature Lab, ecco, come mai? Io queste domande me le pongo e cerco anche di dare delle risposte, perché oggi capita alla Philips, domani potrebbe capitare a qualcuno di noi, quindi se riusciamo a capire dov'è che, esatto, quali errori dobbiamo evitare di compiere, penso che possa essere. E qual è il tragitto migliore per andare avanti? Perché non dimentichiamo futuro, che in Europa, per esempio, la Thomson, che già aveva raccolto una quantità di altre aziende di consumer electronics, anch'essa è praticamente fuori del giro, quindi in Europa non abbiamo più un'industria di consumer electronics. Queste sono cose che fanno riflettere. Secondo te queste piccole catastrofi, piccole grandi catastrofi epocali, sono determinate da una mancanza di percezione del mercato oppure da una mancanza di creatività all'interno delle aziende mastodontiche? Allora, io penso che la causa di questi fenomeni, spiacevoli fenomeni, sta in quella che in greco si chiamava hubris. Sì. Cioè, io mi ricordo con quale altezzosità queste aziende europee trattavano quello che erano dei poveri tapini che si stavano entrando e che si chiamavano Samsung, eccetera, no? Sì. Ecco, io penso che occorra sempre essere modesti e non orgogliosi, perché come dico, quello che oggi è il povero tapino che bussa alla tua porta chiedendo un appuntamento per poter parlare di qualcosa, domani diventerà il tuo signore. Quindi bisogna costantemente confrontarsi con chi arriva dopo, particolarmente perché chi arriva dopo ha un desiderio di vincere, un desiderio di affermarsi, che invece chi ha raggiunto una posizione consolidata dice: ma perché io mi devo, accidenti, adesso sono le 4, alle 5 ho la partita di golf. No, se tu sei un dirigente di un'azienda, tu non puoi permetterti di andartene via alle 4 perché alle 5 hai la partita di golf, mentre invece io queste cose le ho viste troppo spesso. Certo, ed è la storia delle start-up italiane, ma anche non solo italiane. Esatto. Le start-up, perché il fenomeno delle start-up è importante? Perché è attraverso il desiderio di emergere di chi ha lanciato l'idea, di chi ha creato la start-up, che si riescono a creare delle cose. Quando invece siamo strutturati in una grande azienda con un livello, un altro livello, un altro livello ancora, questa capacità di creare, questa capacità di innovare viene, se non soppressa, grandemente ridotta. Sì, certo. E questo mi fa anche chiedere se non
non c'è una sorta di peccato originale in quello che avete fatto 25 anni fa, visto alla luce soprattutto di quella che è la situazione oggi in internet, in cui c'è un grosso disagio da parte di chi crea i contenuti, perché a causa della pirateria, a causa del libero accesso, ma soprattutto a causa del tutto gratis, tutto free, che è diventato il marketing nel web, in qualche modo, anzi decisamente, ha creato degli scompensi per chi è l'autore. In questo senso, ti senti in colpa oppure è un problema che non vi eravate posti e in qualche modo pensi che si possa recuperare? È difficile cercare di risolvere tutti i problemi nello stesso momento. Al Politecnico qui di Torino, che è stata quella che si chiama in inglese, usando una parola latina, la mia alma mater, mi hanno insegnato che i problemi complessi vanno fattorizzati, quindi se ne risolve uno, poi se ne risolve un altro e poi se ne risolve un altro ancora. C'è poi lo sforzo di mettere insieme tutte queste soluzioni parziali, ma questo sforzo è di sicuro inferiore a quello di voler risolvere il problema nella sua interezza. Noi siamo partiti da un problema che era facilmente definito ed era un problema su di bit, che corrisponde a una serie di campioni PCM. Come facciamo a ridurlo di 10, 100, ma anche 1000 volte, pur conservando una qualità sia di audio che di video accettabile? Bene, questo problema l'abbiamo risolto, continuiamo a risolverlo. La settimana scorsa, sempre a Ginevra, ad MPEG, abbiamo approvato l'ultimo standard di compressione video, che si chiama HEVC. È uno standard che riduce di un'altra metà il bitrate che è necessario per ottenere la stessa qualità di video che si aveva con lo standard HEVC, con lo standard AVC. Noi abbiamo cominciato a risolvere 25 anni fa un problema, e l'industria continua a chiedersi: bravi, avete fatto, adesso dammi una totale a metà, va bene? Sì. Ce lo continuano, quindi vuol dire che il problema che abbiamo identificato e risolto a stadi successivi è un problema vero, ma non è l'unico problema, perché se i contenuti, se i film, se le canzoni, se gli ebook diventano dei bit, diventano facilmente copiabili. Anzi, non c'è neppure più lo sforzo che una volta si doveva fare quando si avevano queste radio con due registratori a cassetto per poter fare le copie, eccetera, che richiedeva un certo livello di manualità. Ecco, oggi non ce n'è più questo, si prende qua, si mette di là e si è fatta una copia. Allora, 10 anni fa, quando decisi di andare via dal centro ricerca di Telecom, che allora si chiamava Xelt e oggi si chiama Telecom Italia Lab, io mi misi a risolvere questo problema, l'espressione più corretta a tentare di risolvere questo problema, che è un problema molto complicato. C'è una componente tecnologica, ma più importante c'è una componente sociale e c'è una componente di business. Ecco, io devo dire che in tutti questi anni le tecnologie sono state sviluppate, ci sono, basta solo utilizzarle. Perché non si sviluppano? Perché non si adottano? Beh, la risposta io ritengo di averla data. Da una parte ci sono gli irriducibili che sono i libertari ad oltranza, quelli che dicono che appena i bit toccano internet devono essere liberi a tutti, che è una cosa su cui, di un qualche valore filosofico, che forse
converrebbe discutere, però, però dall'altra parte abbiamo aziende miliardarie, non nel senso che hanno questi miliardi, ma che hanno degli asset che sono enormi, e i quali dicono, bene, se applichiamo questo allora noi spariamo. E uno dice, vabbè, pazienza, se tu sparisci, uno potrebbe dire. Il problema è che io ritengo che poi spariscono queste aziende, ma poi sparisce anche l'incentivo da parte di chi crea. Mentre invece nessuno può negare che queste entertainment company abbiano effettivamente prodotto contenuti di valore. Certo. Quindi, queste aziende però hanno delle politiche che alle volte sono di cattiva comprensione, di difficile comprensione, e quindi io ho l'impressione che alle volte non ci sia forse proprio il desiderio di voler risolvere questo problema, di lasciare le cose nello stato in cui sono. Certo, ci sono delle perdite, ma alla fine è preferibile fare così. Quindi la conclusione è, noi abbiamo dato all'umanità, uso questa parola e la affermo fortemente, degli strumenti con cui poter godere in modo più intenso, in modo più nuovo, più creativo dei prodotti intellettuali di altri. Abbiamo anche fornito delle soluzioni tecnologiche per risolvere il problema di una distribuzione più controllata di questi contenuti. Quindi legato al copyright? Quindi legato al copyright, legato al fatto che ci sia... uno possa dire, va bene, io lo rilascio, però voglio che... Ecco, tutto questo, per realizzare questo la tecnologia c'è, in qualche modo... Possono essere quelli che ho chiamato libertà d'oltranza, possono essere le entertainment company, possono essere i costruttori di apparati, perché hanno anche un ruolo, poi magari dico qualcosa di più, le società di distribuzione e alla fine anche i governi, sembra che alla fine non ci sia un interesse a trovare una soluzione equa, ma piuttosto a perseguire delle soluzioni che sono il più possibile sbilanciate nel proteggere gli interessi di una parte a detrimento degli interessi delle altre parti. E quindi il futuro quale potrebbe essere? È una domanda difficile, ma mi sento di fartela. No, la domanda è assolutamente pertinente. Io personalmente continuo a credere che se le tecnologie che abbiamo sviluppato non vanno bene, se ne possono trovare altre, quindi il problema è ben posto e la soluzione già esiste, potrebbe essere non gradita, se ne possono trovare delle altre, io continuo a lavorare per questo. Questa specifica di OCTV va in questa direzione, il software che noi abbiamo al momento non contiene ancora queste tecnologie di gestione della proprietà intellettuale, però sappiamo come fare e alla prossima release di questo software ci saranno anche esse. Quindi io penso che bisogna avere un attimo di pazienza, ma alla fine ci arriveremo. Ma quindi lo scenario può essere quello di una libertà sempre maggiore oppure di pochi player, tutti monopolisti o qualcosa di intermedio? Io dico che se ci sono standard, il modello dei pochi player ha poco successo. Standard uguale dare opportunità maggiori a un maggior numero di partecipanti. Io vedo che gli standard che produciamo sotto diverse etichette sono effettivamente utilizzati, quindi io ho speranza che questo continui. Bene, io ti ringrazio molto e ti auguro di riuscire a portare avanti anche questo nuovo standard. Credo che non ci saranno problemi, perché per il padre dell'MP3 e dell'MPEG credo che non ci siano dei limiti invalicabili. Grazie mille. Speriamo, grazie per le parole, grazie.